Oggi vi racconterò una storia che ha scosso la Gran Bretagna e ha acceso un intenso dibattito sullo stato della società. È la storia di Henry, un ragazzino di 12 anni, e Nina, una quindicenne, entrambi dell'East Sussex. Henry e Nina, nonostante la giovane età, si trovano a vivere una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato per loro. Henry, con il viso ancora da bambino e la passione per i videogiochi, la box e il Manchester United, e Nina, poco più che una compagna di giochi, sono diventati genitori. Sì, avete capito bene. Henry, a soli 12 anni, è diventato padre. Nina, infatti, ha dato alla luce una bambina, frutto di una notte di sesso non protetto. Questo evento straordinario ha inevitabilmente infiammato il dibattito pubblico sulla società britannica e sulla direzione che sta prendendo. Il caso di Henry e Nina, pur essendo estremo, non è così inusuale nel Regno Unito. Henry non è neanche il più giovane papà della storia britannica. Questo record appartiene a Sean Stewart, diventato padre a soli 12 anni nel 1998. Ma torniamo alla storia di Henry e Nina. Quando hanno concepito la loro bambina, Henry aveva solo 12 anni, la stessa età che aveva Sean quando divenne padre. La gravidanza è stata scoperta dalla madre di Nina, Penny, sospettosa per l'aumento di peso della figlia. Penny, 38 anni, ha capito che qualcosa non andava e ha portato Nina dal medico. È lì che Nina, accompagnata da Henry, ha fatto un test di gravidanza scoprendo di essere incinta. Le reazioni sono state forti. Henry, appena appresa la notizia, è scoppiato a piangere, ammettendo di non sapere cosa stesse succedendo. Il padre di Henry, Dennis, è rimasto incredulo quando ha saputo che il figlio sarebbe diventato padre. Ama giocare al computer e fare box. Non avrei mai immaginato che potesse diventare papà a quest'età, ha raccontato Dennis. Dopo lunghe discussioni, le famiglie hanno deciso di sostenere i due ragazzi nella loro avventura di genitori precoci. Volevamo tenere il bambino, ma avevamo paura di come la gente avrebbe reagito, ha detto Henry al tabloid The Sun. Non sapevo cosa avrebbe significato essere un padre, ma sarà una bella cosa. Mi prenderò cura di lei. Le difficoltà, però, non mancano. Nina ha altri 4 fratelli. Il padre è disoccupato e la famiglia vive in una casa popolare grazie ai sussidi statali. Avere bambini è meraviglioso, ma avrei preferito che succedesse in altre circostanze, ha dichiarato Penny. Ma siamo una famiglia e supereremo anche questa. Dennis, il nonno di Henry, è meno ottimista. Quando si parla di soldi, abbassa lo sguardo. Dipende ancora da mamma e papà. È una follia, non sanno cosa li attende. E proprio su questo aspetto ha insistito Ian Duncan Smith, direttore del Center for Social Justice. Questo è un tragico esempio del declino sociale di questo paese. Troppe famiglie problematiche crescono bambini in ambienti dove tutto è permesso. Stiamo assistendo al collasso completo di alcune parti della società. Ma proprio quando tutto sembrava stabilizzarsi, un colpo di scena ha cambiato completamente la situazione. Test del DNA hanno rivelato che Henry non era il padre della bambina. Il vero padre era un altro ragazzino, un 14enne che frequentava la stessa scuola di Nina. Questa scoperta ha scosso ancora di più le due famiglie, ma ha anche portato un senso di sollievo per Henry e i suoi genitori. Questa storia ci lascia con molte domande e riflessioni. Come possiamo aiutare i giovani a comprendere meglio le conseguenze delle loro azioni? Quali misure possiamo adottare per supportare le famiglie in difficoltà? La vicenda di Henry e Nina è un campanello d'allarme che ci invita a riflettere sul futuro della nostra società e sul ruolo che ciascuno di noi può giocare per migliorarla.